quello che bisogna raggiungere è il esatto, cioè. quello che dopo ci metti. Cioè che dopo può essere un movimento semplicissimo quotidiano, però fatto con un'intensità o con un'intenzione diversa si arricchisce molto di più. Cioè, alla fine è questo che Diciamo fa che il lavoro Perfezione, nei 10 giorni è stato questo, cioè i primi giorni era semplicemente ci ha dato il movimento e poi da lì abbiamo dovuto lavorarlo e renderlo, nostro. sì, nostro, comunque a livelli proprio più intensi e più rispondenti. Sì, ecco. Invece in Basel, secondo me, io ho fatto solo Basel, ad esempio, era molto interessante perché è molto legato al pubblico, quindi hai una grande incognita perché non sai come reagisce il pubblico e neanche non sai come reagirai tu, perché no, Ah, puoi c'è una reagire in maniera sorpresa. diversa e secondo sia come reagisce l'altra persona o cosa dice, quindi è molto, mi incuriosisce molto. E se adesso poteste esprimere un desiderio, qui e ora, con chi vorreste ballare, chi invitereste? Un'ultima domanda, la vostra prima danza? Il vostro primo ricordo legato alla danza? Ero vestita da Puccinella, avevo tipo 5 anni, una cosa del genere, tra i 4 e i 5 anni, avevo un cappellino da Puccinella. 3 anni e sono andata a vedere mia sorella più grande che faceva danza e mi sono aggregata, sì, da lì è partito. Ho fatto una lezione di danza del ventre con mia zia quando avevo 4 anni. Quindi. Io nel salotto di casa, con i miei fratelli, penso. Io ho il compleanno di mia zia che ha 4 anni circa. Questa risposta la sapevamo, ci Sì. avevo pensato su Basel. Io nel salotto con mio papà ballando sui suoi piedi. E dicendo poppi poppi. Va bene ragazzi, grazie. Buon lavoro.